La prima bocciata di Akito è appannaggio di Ceri, semifinale campionato regionale di coppie, prima categoria. Due punti per Ceri. Spinge il pallino in sponda, ma la sua biglia rimane staccata e attaccabile. Mi chiamo Jerry, probabilmente andrà di calcio. Prende scarsa, fa il punto, ma non ottiene Birilli. Sano cerca di andare sul pallino, biglia è corta, lascia luce tra il pallino e la sua biglia, o l'impondrà sicuramente lì. Corta anche la biglia di Olimbo. Ultima biglia per Olimbo. Ben giocata. Ha finito sponda lunga, sponda corta. E qui non so se fate il punto, sembrerebbe di sì. Punto bianco quindi, boccia Ceri, 4-0 per Ceri Olimbo. Ceri fa bersaglio grosso, ne fa 10. Corsano tagliata a risalire, parrebbe corta, ma come detto non è assolutamente corta. Un pochino sì, ma non più di tanto, mi sembrava più corta. Comunque castello coperto, tanto vale. E infatti secondo me Olimbo ci tirerà da sotto, magari senza velocità folle, ma si pizzica il pallino, è una gran giocata. 3 punti per Olimbo. Di nuovo Wambo da sotto, Wambo sta per Olimbo. Nulla di fatto, siamo 17-0 per Olimbo e Ceri. Adesso Corsano e ha finito. Corsano ha spinto via la bianca che c'era appunto per prepararsi un'eventualità di 10 colore. Suggerimento di Olimbo al proprio compagno.
gioco non è riuscito. Cerca di farne 6, ha finito. Sono 6. Sei boccia corsano. Corsano ne fa 2 e si porta a 8. 17-8 per Ceri Olimpo. Andrà dietro la pallina. Ha finito, andrà di calcio probabilmente sul pallino. Sembra per lo scarso, la miglia scende pericolosamente, ne beve 3 e gli va anche di lucido. E passa in mezzo con la sua, 20-8 per Geri Olimbo. Una partenza non esattamente travolgente quella di ha finito e Corsano. Geri si posiziona nella parte interna rispetto alla buca, quindi adesso per ho finito, non è difficile forse fare il punto, ma deve stare attento a non far scivolare il pallino in buca. Il pallino scivola in buca e quindi il punto rimane bianco, ultima piglia in mano a Corsano. Poi Olimbo ne avrà 2 per chiudere la mano. Semifinale campionato regionale, coppia prima categoria. Stiamo assistendo alla partita Olimbo-Ceri, ha finito Corsano. Olimbo 2 biglie in mano, vediamo se adesso va con un po' di spinta per aprire il gioco e garantirsi comunque la possibilità di bocciare, considerato anche che il suo compagno pare essere in occhio. Un trasponde per farne 6, fortunato, ne fa 6, si porta 26, Ceri alla bocciata. Certo, prima passato in mezzo con la piglia l'avversario, quindi Geri ne fa altri 8 e si portano a 34-8 per Geri e Olimbo. Un Geri in occhio. Corsano calcio alla biglia bianca, ne fa soltanto 3, si porta a 11. Geri spinge il pallino in alto o fa lo stacco non gli riesce benissimo, ma il minimo risultato minimo lo ottiene, porta pallino sempre vicino alla buca in fondo. Finito adesso comunque Olimbo gioca a favore, perché se non va in buca il pallino lui ha un vantaggio non da poco, se va in buca comunque il punto lo fa perché ha la sua vicino alla brocca. Questa mi sembra però direzionata non benissimo,
nell'unico modo che non gli consente di fare il punto, di mettersi in difficoltà. Doveva fare tutto meno che andare da quella parte. Altra biglia di Olimpo, sembra la fotocopia di quell'altra. Cusano va con spinta, la bianca va in buca, adesso c'è la possibilità di farne 4, 2 sono già stati fatti con la buca. E 2-8, 19, boccia Corsano. A vuoto Corsano. Per vedere di mettere in difficoltà gli avversari. Lunga la biglia di Ceri, comunque non fa bersaglio. Scalzare la rossa, però non la scalza, tocca a Pallino, fortunato, fa il punto lo stesso. Olimpo. Ha finito, due sponde esterne, non male pure questa. C'è da guardare di che punto. Qui il punto è rosso, quindi boccia di nuovo Corsano. Bigliardo non particolarmente generoso, ne fa su 2, quindi si porta a 23, 34 gli avversari. Adesso tutto attaccabile, biglia e pallino.
scatolino da parte di Corsano, ma nulla di fatto. Sponde interne per Ruggeri, se non tocca Pallino e risale a una gran biglia. Ottimo il tiro di Geri. Questi casi fronte alla partecipazione a un livello alto di un giocatore che arriva per la prima volta, sto parlando di Geri, l'enfasi a volte con cui sottolinea le sue giocate è dovuta proprio a questo, un ragazzo relativamente giovane che si affaccia alla ribalta per la prima volta, è sempre una cosa positiva. E magari involontariamente si sottolinea con un pizzico di enfasi in più rispetto alle giocate di giocatori ultra decorati e pluricampioni, insomma. Sempre stretta, una questione di forza. Ottiene lo stesso il punto. Biglie 4, va la bocciata Geri 38 a 23. Male, anche però anche per lui questa volta a biliardo avaro ne fa due, si porta a 40, gli avversari sono a 23, il pallino va a posizionarsi proprio nei pressi del pirillo di laterale, vediamo Corsano che cosa decide di Corsano si posiziona sponda alta, una biglia rossa sotto, una biglia rossa sopra in alto, Olimbo si mette di fianco alla rossa, pari pari, ha finito adesso, vantaggio di biglia per Corsano e ha finito in questa mano, punteggio 40-23.
concesso il punto agli avversari da parte di Geri e Olimbo, voce 25 corsani. Fa 10 e si porta a 35, quindi riduce in modo sostanziale il vantaggio. Il pallino verso la sua rossa che è nella parte sinistra dell'inquadratura. Ha finito, va tra biglia bianca e pallino. Rosso, quindi 25, 27, 37, 40, poi ci possiamo l'ennesima volta. Stavolta va a vuoto. Due sponde esterne per Geri. È larga e anche lunga, ma anche Corsano è un po' sul corto. Alla fine gioca Wambo. Pallino lunga forse, ma comunque non era semplice infilarsi nel mezzo. Ha finito, le sponde esterne, andare di misura o catturare il pallino. Adesso tocca a Geri, due sponde esterne. È stretta, però troppo stretta. Perdono di nuovo la biglia di vantaggio, non è semplice. Adesso per l'uomo mettere una biglia importante. Olimpo la mette.
sono 4 i punti bianchi, 44 a 37, e alla bocciata ci va Ciri nell'altra semifinale, sempre 54 a 43, ecco tu conosci i testi. Ciri decide di portare giù il pallino, magari avrebbe voluto fare anche qualche brillo, ma sfortunato, ma comunque obiettivo raggiunto. Lo sponda esterna a risalire per finito, questa sembra ben direzionata, forse soltanto la forza è un po' abbondante, ma comunque non era semplice. Semifinale campionato regionale coppie prima categoria Olimpo Ciri ha finito Corsano, punteggio al momento è 50 Olimpo Ciri, 37 ha finito Corsano, vantaggio di biglia per ha finito Corsano in questa mano, Olimpo gioca l'ultima, quindi avrà una ha finito per chiudere la mano. Vediamo questa biglia di Olimpo che non è assolutamente mala. Uno rosso. Due punti per Corsano che si porta a 41, 50 sono gli avversari. Il pallino possibile, se tocca però si apre un po', ma comunque sempre molto molto vicino. Ciri andrà di spinta per portare via la rossa dal grande superiore. Gli è andata bene, forse.
tenuto la biglia in mano a Corsano, ultima biglia per Orimbo 50-41. Bianco 52-41 alla bocciata Geri. Fa 2, 54-41, qui intanto spinge il pallino verso la sponda, ma la rossa rimane staccata e attaccabile. Vediamo Geri se va al calcio, sembrerebbe di sì. Bene, ma non benissimo, si suol dire, cioè ottiene il punto, ma probabilmente cercava i biglietti che non sono arrivati. 54-41 per Olimbo e Geri contro Corsano, è finito. Adesso ha finito, va di fianco a Vallino, si appoggia a sponda. Secondo me Olimbo andrà di spinta per far saltare via la rossa da lì. Così è, gioco in difesa, subire il meno possibile. Corsano va dietro a pallino, quasi sicuramente, e infatti Olimbo ha deciso cosa fare, va di spinta, toglie la rossa, adesso ha finito per il punto e portare il suo compagno alla bocciata. Bravo. Grande tiro di... No, ha finito, però... Bella buca, che non è stata veramente fortunata la coppia stavolta, un punto segnato. Altra biglia rossa che hanno. Geri tira un'ottima biglia, bravo Geri, vantaggio di biglia ce l'hanno i due bolognesi. Ha finito, la rimette lì. Ultima biglia che era finito.
non subirne 4, perché a 60 giri può essere decisamente pericoloso, perché infatti probabilmente porterà giù palline e biglia. Credo che un punto. 58 alla bocciata Geri, 58 a 55. Per fare il match ci vuole Nerone. Nell'altra semifinale boccerà Carlotto a 63 contro il 60 degli avversari. Vediamo Geri. E si porta a 62, 62 e 55. Vediamo nell'altra semifinale se Carlotto, che va alla bocciata, ne servono 8 per chiudere il match. Si appoggia nei pressi del pallino. Colimbo cerca di andare in mezzo tra palla e pallino. Non c'è riuscito, ne subirà 4. Due biglie, 4, 59, serve Nerone per chiudere il match, 59 per Affinito Corsano, 62 per Ceri e Olimbo. Corsano e va in finale.